Minchia, una botta dai a terria. Cos'hai detto, Cola? Niente, signor, perché? Dai, Cola, ti ho sentito benissimo, non fare il furbo. Abbi il coraggio di ripeterlo. Ma veramente, ecco, non volevo essere così scortese, ma lei è così bella che io sto uscendo pazzo, signor. Sì? Va bene. Quindi sai cosa devi fare? Vado a casa a farmi una doccia fredda, così mi arrizzo tutto. No, Cola, non fare così. Ma io ti piaccio così tanto. Da impazzire. Non so cosa darebbero una... ecco, vedi, mi scusi. Ho ragione. Cola, vuoi toglierti lo sfizio? Cosa, signor? Che dite? Dico che se ti vuoi togliere lo sfizio, vieni domani mattina alle 11 con in mano 3.000 euro e soddisferò ogni tuo desiderio. Ma scusa, non c'è tuo marito a casa? Mio marito lavora tutto il giorno domani in ospedale. Ma 3.000 euro, signor, dove li trovo? Mi dispiace, Cola, comunque la proposta è sempre valida. Vieni con 3.000 euro e non ti pentirai. Oh yeah. E tu che fai qui? Ecco a te 3.000 euro. Allora sei proprio pazzo di me se sei arrivato a questo punto. Ok. Dai, vieni con me, ci penso io. Ciao, Mary. Come stai? Ciao, tutto bene, tu? Io bene. Senti, è venuto Nicola alle 11. Cosa? Non ho capito. Senti, è venuto Cola? Sì, è venuto. E ti ha portato 3.000 euro? Sì, ma guarda che... Basta così, volevo solo la conferma. Amo, ma guarda che ti posso spiegare tutto. Non c'è nulla da spiegare. Cola è un vero uomo. Uomo di parola, cazzo. Ma caro, non capisco. Sai, ieri pomeriggio mi incontra e mi fa: dottore, prestatemi 3.000 euro che domani, a quanto è veri Dio, alle 11 ve li riporto. Che precisione. Intergo. We'll be right back.